2022, diamo un forse un 8, dai, un 8. Facciamo una media, perché un 7 e mezzo, forse tra il 7 e mezzo e l'8, perché comunque il Napoli poteva vincere lo scudetto lo scorso anno, è crollato in quelle tre partite in una maniera clamorosa, altre partite comunque le ha un po' buttate via, però si era arrivati ad un certo punto che si poteva già fare quello step in avanti che forse stiamo iniziando a vedere quest'anno. Sì. Però alla fine non è riuscito, è mancato qualcosa sotto il punto di vista mentale, tecnico, nell'approccio delle partite, atletico, qualcosa sicuramente è mancato, e quindi c'è stata una grande involuzione. Però va detta una cosa, va detto che il Napoli lo scorso anno non partiva per vincere lo scudetto, il Napoli partiva per arrivare tra le prime quattro, alla fine è arrivato terzo in classifica, è rientrato in Champions, che fondamentalmente era l'obiettivo di base, lo ha raggiunto. Certo, si poteva fare qualcosa in più, come avevo detto, però si guarda anche oltre, si guarda alla rivoluzione che c'è stata, ed è stata vincente con il Napoli che oggi ha 41 punti. Il Napoli è salvo, possiamo dire che il Napoli è salvo. Questo è in dubbio. Napoli che primo a 41 punti con 13 vittorie e 2 pareggi, quelli arrivati contro Fiorentina e Lecce. Il Milan segue a ruota a 33 con 8 punti di distacco. Ieri una vittoria che analizzeremo a partire dalle 13:20, proprio dal punto di vista anche degli episodi arbitrali, perché è arrivata anche la stoccata di Coné sui social, con un contatto che io parlo sempre con un briciolo, per utilizzare un eufemismo, di ignoranza in campo arbitrale. Per me ci poteva stare il rigore, perché non è fallo su Terracciano. Per me non è fallo su Terracciano, perché esce veramente a vuoto. Sono d'accordo con te. È Terracciano. Questa che è una notizia. Già, questa è una notizia. Per me Terracciano va a vuoto. Va a vuoto, ed è lui che va eccessivamente avanti su Rebic. Che deve fare Rebic? Deve sparire. Rebic sta staccando. Già in aria praticamente. Non va addosso, sì, al portiere. Rebic va a staccare, e Terracciano che gli va incontro. Poi Terracciano va a vuoto. Quindi, secondo me quello non è un gol da annullare. Diverso il discorso per il rigore, ci può stare. Non è un rigore solare, clamoroso. Io non parlo di qualcosa di assurdo che non è stato concesso, però per me è calcio di rigore, perché lì va prima sull'uomo, prima sulla gamba, sul ginocchio di Coné, e poi successivamente tocca il pallone e poi un'altra volta Coné. Quindi secondo me già quando va sulla gamba sinistra, che è quella piantata in terra di Coné, quella secondo me è già la prima, diciamo, la prima parte del fallo. Secondo me lì ci sta il calcio di rigore, anche perché mentre che raggiungiamo anche il nostro primo ospite di giornata, se guardiamo una dinamica che poi dopo analizzeremo anche dalle 13:30 quando parleremo di Salernitana, proprio in Monza Salernitana c'è il rigore sacrosanto su Dani Mota, poi trasformato da Pessina, che è valso anche l'espulsione per Candreva, dove Candreva scivola in maniera molto più plateale. Dani Mota vede il difensore che scivola, allarga la gamba, lucra un po' il contatto, però è sacrosantamente calcio di rigore, tra virgolette, passatemi l'orrendo avverbio. Però la situazione è molto simile a quella di Coné, che vede Tomori scivolare, vede Tomori intervenire, allarga un po' lo sportello con la gamba, si lascia colpire. Tomori è vero che prende il pallone, ma travolge completamente la gamba di Coné. Sono giochi di contatti, giochi comunque di valutazione tra arbitro allo schermo, un field review, eccetera, eccetera, che vanno ancora un po' limati. Per me è calcio di rigore tutta la vita, quello in Milan-Fiorentina. Non è mai fallo su Terracciano, però quello lo voglio assolutamente sottolineare. Fiorentina che ieri è stata anche molto sfortunata contro il Milan, il palo colpito da Biraghi, di Coné proprio che si divora sulla linea con il salvataggio di Tomori, la rete del 2-1 proprio nei minuti finali. Insomma, il Milan ieri ha vinto di nervi, ha vinto di squadra, ma anche con gli episodi, ma anche i campionati, anche le corse scudetto vanno, si decidono con partite del genere. Juventus che ieri invece ne ha dati 3 alla Lazio, e in questo momento è una squadra a praticamente 10 punti dal Napoli, con Allegri che un po' si nasconde, che gioca a non mostrarsi troppo, insomma tanti incastri di questo avvio di campionato, che ieri ha visto l'Atalanta anche prendere la terza sconfitta consecutiva.
nel giro di 7 giorni, praticamente dopo la sconfitta col Napoli c'è stato un crollo verticale in questo fine 2022 sportivo per la Dea, con l'Inter che in questo momento è a 30 punti proprio alla pari della Lazio, che è lì a meno 11 dal Napoli. L'Atalanta invece è scivolata al sesto posto a pari punti con la Roma a 27, che anche lì ha fatto un po' di difficoltà, per utilizzare un eufemismo, contro il Torino. Poi entrato Dybala un po' l'ha cambiata, però ha fatto molta molta difficoltà. Ci scrive Pasquale Esposito: io vi ricordo sempre il 380 127 2000 per i vostri messaggi, e vi ricordo anche certamente il nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, dove Pasquale ci scrive: sempre più in fuga per la vittoria questo Napoli, e vi dico, i due gol alla fine dell'Udinese valgono come quelli del Liverpool, valgono zero. Con il risultato in bilico il Napoli non li avrebbe mai presi. Questa partita invece è stata l'ennesima dimostrazione di forza degli azzurri. Vediamo e vedremo chi riuscirà a starci dietro, ma dovranno metterci il sale sulla coda. Su questo sono un po' meno d'accordo, perché i gol mostrati contro l'Udinese, con il primo errore anche in azzurro di Kim, che proprio contro l'Udinese nel complesso mi è sembrato brillare di meno rispetto al solito, fino poi all'errore che poi ha anche chiesto scusa sui social, questo per me è un altro grande sinonimo di personalità, nel momento in cui ti assumi le colpe di un errore oggettivamente marchiano da parte dell'ex Fenerbahce. Però abbiamo visto come il Napoli ha sofferto, ha anche rischiato qualcosa nel finale. Io sono sincero, la sensazione che mi arrivava è che se la partita fosse durata qualche minuto in più, il Napoli avrebbe davvero rischiato di non portarla a casa, perché ormai proprio l'inerzia della partita era completamente cambiata e stava facendo grande difficoltà il Napoli, che forse non ha sfruttato al 100% il momento di totale sbandamento dell'Udinese, quando davvero ha avuto grandissima difficoltà nel contenere un po' gli attacchi di tutti i calciatori del Napoli, con lo stesso Osimhen che ha sferrato anche il 4-0, la grande parata comunque di Silvestri, poi anche la grande parata che lo stesso Meret ha messo in fila nei primi minuti. Insomma, l'Udinese, che prima dell'infortunio di De Olofeu stava davvero svoltando le cose. Tra l'altro, un in bocca al lupo a De Olofeu, che l'infortunio dovrebbe essere meno grave del previsto, e concedeteci anche un grande abbraccio, un grandissimo in bocca al lupo anche a Bartolomei Drogoski, che ieri ha ricevuto un infortunio davvero shocking, vero una spezia, davvero immagini molto molto difficili, con la caviglia rimasta a penzoloni in una posizione innaturale. Davvero molto molto complicato quello che si è raccontato ieri in Verona Spezia, con abbiamo visto lo stesso Gotti raccontarlo, insomma anche lo staff poteva medico. Andargli peggio, poteva andargli perché è stata la lussazione della caviglia, è stata immediatamente messa a posto da parte dello staff del Verona. Complimenti anche quindi allo staff del Verona, che ha dato una grossa mano, e fortunatamente non c'è niente di veramente rotto. Tipo, io ricordo Edoardo, mamma mia, Edoardo dell'Arsenal, mi è rimasto impresso lì, davvero brutto, lì fu davvero uno shock, forse uno degli infortuni più brutti anche degli ultimi 10-15 anni proprio di calcio europeo. La situazione è molto più contenuta, però è veramente difficile, la situazione è dura, perché questo ragazzo perde il mondiale con la Polonia proprio di Zielinski, e sono cose che davvero pesano tantissimo poi anche nella mente di un calciatore. A 45 minuti dal mondiale, lui che aveva fatto anche le corse tra le altre cose per recuperare ed essere poi disponibile proprio per questo mondiale. Quindi facciamo un grosso in bocca al lupo a Drogoski, che davvero dispiace, non importano i colori, si scade un po' magari nel banalismo nel dire certe cose, però oggettivamente davvero un grande grande in bocca al lupo. Giovanni, prima di prenderci anche il nostro primo stop and go, che anticipiamo un po' perché poi dalle 13:20 andremo a zoomare anche sulle questioni arbitrali di questo turno, sei d'accordo con quanto scrive Pasquale Esposito? I due gol fatti dall'Udinese valgono zero come quelli fatti dal Liverpool ad Anfield? No, non valgono zero, perché lì l'hai rischiata veramente di brutto, perché l'Udinese è andato veramente vicinissima a segnare anche il 3-3, perché nei minuti finali c'è stato questo forcing, ci sono stati i due gol che sono frutto di un po' di leggerezza e disattenzione. Da un lato io riesco anche a comprendere, perché siamo agli ultimi minuti, fondamentalmente per alcuni prima del mondiale, perché inutile girarci intorno, sono professionisti, tutto quello che vuoi, però c'è il mondiale, c'è la competizione
più importante al mondo per un calciatore, e io calo un attimo anche di attenzione, di tensione, soprattutto di tensione nei nervi, nei miei muscoli. Comunque i giocatori hanno dato tutto, uno come Lozano non si è mai tirato indietro nei minuti che ha giocato contro l'Udinese, ed è uno di quelli che deve andare al mondiale. Lo stesso Olivera comunque ha spinto abbastanza, poi sostituito a fine primo tempo. Kim ne è un altro che lasciamo stare, l'errore nel finale, lasciamo stare qualche incertezza che ha avuto sempre nel finale, però comunque ha provato a lottare, ha provato a metterci un bel po' di intensità nei duelli con uno come Beto, perché Beto è stato una vera e propria spina nel fianco, sì. È stato tosto da marcare, poi quando faceva quegli allunghi comunque era un giocatore difficile da prendere. Il Napoli ha sofferto sì nel finale, però comunque alla fine l'importante è averlo portato a casa questo risultato. Ci sono partite del genere, ci sono risultati anche sporchi sulla carta, però viene fuori quello che è stato fatto per un'ora di gioco, per 70 minuti, ovvero 3 gol e un predominio fondamentalmente territoriale da parte del Napoli, che l'ha portata a casa grazie a quel grande lavoro che è stato fatto precedentemente. Tra un paio di minuti andiamo al telefono dal nostro primo ospite di giornata, anche per capire un po' le tematiche arbitrali dell'ultimo turno. Tra poco. Riprendiamo subito con una notizia e ci uniamo anche nel nostro cordoglio, anche le nostre condoglianze a mister Stefano Pioli, che nel post partita di Milan Fiorentina era stato fotografato addirittura in lacrime uscendo via da San Siro. Oggi proprio il Milan ha reso noto, tra virgolette, il motivo, appunto facendo le proprie condoglianze al tecnico rossonero per la perdita del cognato Luca, fratello della moglie, insomma scomparso all'età di 63 anni. Mandiamo anche noi un grosso abbraccio e le condoglianze a mister Stefano Pioli. Venendo a questioni di campo decisamente molto più leggere, è sempre un piacere dare il benvenuto ai nostri microfoni all'ex arbitro Fabio Baldas. Fabio, grazie mille per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Perché da San Siro è arrivato un po' l'episodio del giorno. Allora, noi prima ci siamo tra virgolette schierati, nel senso abbiamo dato un po' la nostra visione da naif, anche un po' da profani del mondo arbitrale. Mai fallo su Terracciano, perché lui che esce a vuoto, però sui Coné la scivolata di Tomori per noi quella era da sanzionare come rigore. Sei d'accordo oppure abbiamo detto qualche castroneria? No, vabbè, sul discorso di Terracciano credo, parliamo del portiere, credo che il portiere del Milan sia uscito malamente e secondo me non c'è fallo, perché il giocatore, no del Milan scusate, della Fiorentina, perché il giocatore del Milan è davanti e lui va verso il pallone che è molto alto per andare a prenderlo di testa, il portiere esce in ritardo e la palla passa, anche se si sono toccati è il portiere che va verso il giocatore e non il giocatore che va verso il portiere, per cui secondo me lì non c'è niente. Spero che voi siate d'accordo con sì, questo. Sì, su questo assolutamente. Ok, l'altro discorso è un discorso, ne parlavo adesso con altri vostri colleghi, è un discorso di grande difficoltà di valutazione da parte dell'arbitro, e non è che voglio giustificare nessuno, per l'amor di Dio. Se volete un parere personale, per me questi interventi qua dove sì, si può toccare anche il pallone, ma si prende l'uomo da dietro, per me questo è calcio di rigore, ma è un'opinione mia. Siamo d'accordo. È un'opinione mia. Dico due cose. La prima, dopo sì, il VAR non può intervenire, vabbè, perché non c'è grave errore, però secondo me, visto che si parlano in continuazione, se uno dal VAR gli dice ascolta, guarda che secondo me c'è anche un tocco sul ginocchio, fatelo rivedere, quantomeno uno lo va a rivedere e poi rimane della stessa idea oppure la cambia, no? Questo magari dopo non è previsto dal regolamento, vabbè, si può cambiare anche il regolamento, però visto che si parlano, regolamento o non regolamento, uno dice ascolta, vatela a rivedere perché secondo me qui qualcosa. Ecco, questa è una cosa. La seconda cosa che volevo dire è che questi interventi che sono
e si vedono spesso anche nella, fuori dall'area di rigore, no? A metà campo, eccetera, sono frutto di un'impostazione di arbitraggio che secondo me non va bene. Dopo io sarò vecchio, non si può dire parolacce, ma voglio dire, secondo me questo modo di lasciar giocare, non fischiare i mezzi falli, allora, finché ci sono mezzi falli sul corpo, corpo e corpo, braccia, spalla, ma quando ci sono interventi soprattutto pericolosi e si lascia giocare perché ha pizzicato la palla, questo non vuol dire lasciar giocare, questo è non intervenire. E uno quando usa questo metro di valutazione, poi nelle aree di rigore non è che lo può cambiare, la valutazione è sempre la stessa, per cui lui, che tra l'altro è stato anche deciso, ha segnalato calcio d'angolo. L'errore sta a monte, secondo me. Ci sono entrate brutte, ci sono infortuni, ci sono proteste ogni momento, eccetera. Cioè, secondo me siamo andati un po' oltre nel voler lasciar giocare, anche perché per lasciar giocare e avere in mano la partita bisogna essere anche grandi arbitri. E questo, al di là di qualcuno, credo che non è questo il caso. Non vada bene, ecco. Ecco, non è questo il caso, secondo me, ma senza volerne parlare male né niente, no? Perché se lui ieri dà calcio di rigore, no? E poi lo va a rivedere, secondo me lui rimane dell'idea che è calcio di rigore, perché è pur vero che è di difficile interpretazione, per l'amor di Dio, perché dobbiamo mettere la velocità, ma quando uno da dietro, no? Entra in scivolata a quel modo e tocca sia pallone che uomo, perché non possiamo dire che non ha toccato la gamba dell'uomo, dell'attaccante, no? Cioè nella velocità c'è il contatto tra la coscia e il ginocchio, no? Voglio dire, puoi stabilire se ha toccato per un centesimo, un millesimo di secondo prima la palla e dopo il quello, viceversa, diventa difficile, ma queste entrate qua secondo me sono sempre fallose. Poi ho sentito dire anche qualcuno, diceva sì, anche Baresi entrava così, ma non parliamo di Baresi. Baresi era uno che quando entrava in scivolata entrava pulito, cioè la palla schizzava via come un ratto. La palla schizzava via, non era l'intervento a metà, no? Questo è un intervento a metà. No, e lui poi la velocità è molto maggiore di quando giocava Baresi, io arbitravo e non era prima della guerra magari, ma insomma, un po' di calcio l'ho visto anch'io, e secondo me questi interventi devono essere puniti, basta, ma è un'opinione mia, e poi se dava calcio di rigore probabilmente staremmo qui a parlare di come mai non è andato a vederlo, come mai ha toccato prima la palla, cioè è di difficile interpretazione, però secondo me, per me, questo è calcio di rigore. E c'è comunque la tendenza da parte degli arbitri ad aspettare in caso dubbio, dato che chiaramente c'è il VAR che eventualmente nel caso richiama lo stesso direttore di gara, ma senza VAR, senza tecnologia, soprattutto questi due episodi vengono fischiati. Senza VAR vuol dire tornare indietro di 10 anni, e secondo me in queste situazioni qua è calcio di rigore. Cioè se capitava a me una roba del genere era calcio di rigore. Uno può dire sì, ha toccato la palla, bene, l'ho sbagliato, ma per me l'intervento è da calcio di rigore, onestamente. E secondo me si creano anche meno polemiche di adesso. Ma sì, ma voglio dire, bisogna anche capire di calcio, no? Un po'. Adesso per l'amor di Dio, non è che tutti devono essere Einstein, no? Però insomma siamo in Serie A, no? Non siamo nel settore giovanile. No, uno avrà visto un po' di calcio nella carriera arbitrale, no? Cioè un intervento del genere in piena velocità, l'attaccante sta davanti, no? E il pallone sì, dopo va via, è logico che va in calcio d'angolo, ma bisogna vedere prima del pallone cosa è successo, no? Cioè, ripeto, torniamo a Baresi quando entrava in scivolata, ma Baresi come Maldini, come tutti questi grandi giocatori, la palla schizzava via come un razzo, no? Poi dopo, se uno dopo che la palla è schizzata via va a finire sull'uomo, quello è un altro discorso.
insomma, quello di ieri non era così, onestamente, insomma. Però era di difficile interpretazione in questo tipo di calcio, onestamente. Assolutamente. Assolutamente, sì. Baldas, è stato un grande piacere averti qui con noi a Radio Punto Nuovo. Grazie. Grazie, mille. Come sempre un piacere anche per me. Buon lavoro. Grazie mille a Fabio Baldas, ex arbitro internazionale, che ci ha dato una mano nel capire un po' l'episodica di ieri tra Milan e Fiorentina, perché è stata una gara seguita da tanti tifosi del Napoli, ovviamente, così come da tanti tifosi del Napoli è stata seguita anche la gara tra Juventus e Lazio e Atalanta Inter. Però noi voltiamo pagina, perché poi tutto riprenderemo dalle 14 con lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, sempre con il sottoscritto Giovanni Annunziata. Andremo proprio nello specifico anche di quello che è stato Napoli-Udinese. Però ieri ha chiuso nel peggiore dei modi il proprio 2022 la Salernitana, che si è lasciata un po' travolgere in casa del Monza, un 3-0 che cambia anche un po' i connotati della classifica, perché la Salernitana avrebbe potuto scavalcare proprio la Fiorentina, che poi perde nel pomeriggio a Milano a 20 punti, mentre invece si è fatta scavalcare dal Bologna, che aveva vinto il derby col Sassuolo il sabato prima, e adesso sono praticamente nel giro di 3 punti Lecce, Sassuolo, Monza, Empoli e Salernitana. Salernitana che però ha 10 punti di vantaggio dalla Cremonese, terzultima, e in questo momento si è creato anche un cuscinetto dalla zona di retrocessione, però molto importante, perché il Verona ha perso una gara pesantissima contro lo Spezia, e lo Spezia praticamente ha blindato a più 6 in attesa poi della ripresa la terzultima, proprio la Cremonese, come dicevamo prima, e la Sampdoria continua ad avere grossissimi problemi di classifica. Luca Esposito, direttore di Tutto Salernitana, grazie mille per essere con noi. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti i vostri radioascoltatori. Luca, è comunque un lunedì di considerazioni, di riflessioni in casa salernitana, perché se il giudizio per il 2022 del Napoli è stato positivissimo, addirittura se guardiamo soltanto l'avvio di questa stagione, strapositivo, la Salernitana ha un po' di alti, un po' di bassi, ha degli alti straordinari, la salvezza dello scorso anno, i risultati comunque all'Olimpico, comunque il risultato anche allo Stadium, però anche dei bassi che un po' fanno pensare. Qual è la media, quale deve essere il pensiero che accompagna i tifosi della Salernitana in questa sosta? Innanzitutto la Salernitana brutta, di rara bruttezza, fiacca, molle, svogliata, indolente, grigia, una figuraccia ieri. Seconda sconfitta di fila nel giro di 4 giorni, il modo peggiore, diciamo, di chiudere la prima parte del campionato, che sarà comunque che si ferma per la sosta per il mondiale. La Salernitana prende 3 ceffoni a Monza senza mai riuscire ad alzare la testa, la verità. È chiaro che è un passivo, poteva essere ancora più pesante, è stata una brutta verità. La Salernitana che tu mi chiedi quale parte della classifica, qua ci sono tanti, purtroppo il presidente a volte, non so se è più colpa del presidente o più colpa del tecnico Nicola, e ti spiego il perché. Perché il presidente ha detto che questa è una squadra che può potenzialmente essere al di là della parte sinistra della classifica, i primi 10 posti. È chiaro che tu vai a responsabilizzare una squadra, vai a rendere l'ambiente, che era, infatti ieri la prima volta una squadra è stata fischiata quando Nicola è andato sotto la curva, sono invitato ad andare via, perché il tifoso della Siena adesso vuole, chiaramente sentendo al presidente che vuole il decimo posto, la salvezza, 10 punti, non il passo, 10 punti dall'ultima, che allora ricordiamo la Cremonese, e chiaro vuole di più. Ecco perché io credo che se si fosse invece ragionato diversamente, vogliamo basta, la Salernitana deve salvarsi, oggi queste due sconfitte sarebbero comunque racchiuse in un periodo, un calo fisiologico, ecco, e quindi si pensava a come poi ritornare in campo a gennaio. Ricordiamo, attendo un mese difficile, Milan, Inter, Juventus, Napoli, trasferta a Lecce, quindi davvero un gennaio infuocato per la Salernitana. È chiaro che aveva la possibilità in queste due partite, in 3 partite, ha raccolto solo un punto con la Cremonese in casa, poi sconfitta sia a Firenze che a Monza. È chiaro che si accende il campanellino, anche se per 10 punti è un buon bottino, però voi mi insegnate, conoscete meglio di me la Serie A, conoscete bene che lo scorso anno il Cagliari
due anni fa il Benevento erano molto più avanti i Cassisi, che poi sappiamo come andrà a finire. Quindi secondo me false aspettative, anche illusione da parte del presidente, che ha un po' infiammato la piazza, e Nicola torna ad essere in discussione. E appunto a gennaio ti aspetti di ritrovare ancora Nicola sulla panchina della Salernitana, oppure qualcun altro, eventualmente chi al suo posto? Questo è il problema, ricordo che il mister ha comunque la tentazione di cambiare c'è, ma ricordiamo che il mister prende 900.000 euro a stagione per due anni più premio salvezza, e quindi che tra l'altro è sulla busta paga anche un certo Colantuono, che lo scorso anno era a Salerno ad essere responsabile del settore giovanile. È chiaro, bisogna capire cosa il presidente è umorale. Ieri ha detto una cosa e domani al limite ne fa un'altra. Adesso sono tre giorni, questi tre giorni si lavorerà un po' di faticamento, oggi esercizi dei faticanti per chi non ha preso parte alla gara, quando ci sono i medi nazionali, Mattocchi, i vari Piontek, Pirola e lo stesso Dià, che sono i convocati con la nazionale, quindi molti non ci sono alla ripresa oggi. Quindi questi tre giorni, poi ci sarà, mi sembra, 10 giorni di rompetere lì, che si tornerà il primo di dicembre, e lì è chiaro che si vuole cambiare, ragazzi, si deve fare adesso, perché non ha senso poi farlo a gennaio o a febbraio, è tardi, perché chi deve subentrare, se ci dovesse essere un cambio, lo deve fare adesso, dal primo dicembre, ha la possibilità di lavorare più di un mese con la squadra, e capire, anche se ripeto, anche lì, io parlavo stamattina con il direttore De Sardis, è un'anda a doppio taglio, perché se chi viene, anche perché deve affrontare un mese difficile e non fa punti, torna in discussione e torna in panchina Nicola, e quella di andare via poi è il direttore sportivo che si è giocato il giorno con l'allenatore, quindi è tutto in addivenire. Secondo me, conoscendo il presidente, ragionerà sul fatto che ha 10 punti, è inutile cambiare, arriviamo a giugno e poi si vedrà. Anche perché comunque le ambizioni di questa Salernitana restano importanti, anzi nel 2022 c'è stata anche un po' la consapevolezza che questa squadra può compiere un salto, però spesso questo salto, per quanto minimo lo abbia chiesto anche lo stesso Iervolino, l'abbia chiesto lo stesso De Santis, è un po' mancato in certe partite. Il 2023 dovrà capire se manca per l'approccio di Nicola, manca per l'approccio di una parte della squadra, manca per l'approccio per di più fattori, e poi risolverlo in vista del 2023-2024? Sì, questo potrebbe essere la seconda strada, cioè adesso sicuramente la settimana va rinforzata, anche perché mi scusi, ho dovuto salutare questa mattina che Bonazzola sul mercato. Bonazzola ha disatteso un po' le aspettative volute dal presidente, lo stesso Botaim, Valencia, sono giocatori che sono sul mercato, Vignieri, Legna, che non è della solennità, ma forse non è in prestito, sono giocatori che non hanno dato, e qui il presidente pare abbastanza scontento, soprattutto di Bonazzola, che lui è stato prima, il primo a scommettere. È chiaro che bisogna fare un repulisti, bisogna, sei un difensore centrale, laddove tipo Fazio, le due giornate a Firenze, da quando manca Fazio in difesa, due partite, la Salernitana ha preso 5 gol da Firenze e Monza. Manca un alter ego di Boine nel centrocampo, e mancherebbe anche un portiere, un sostituto di Sepe, e un attaccante, un lungagnone alla Juric, che serve come palla la Salernitana. È chiaro, adesso bisognerà capire se il presidente vuole investire, vuole cacciare altri soldini, oppure accontentarsi di questa rosa, mettere qualche giorno di prospettive e proiettare poi ogni aspettativa il prossimo anno, nel caso in cui chiaramente la Salernitana resti in Serie A, e noi ci auguriamo di sì. 24 i gol subiti dalla Salernitana, comunque 19 quelli segnati, e sono numeri abbastanza buoni per quanto riguarda il rendimento sotto porta. Differente, come dicevo, il rendimento lì dietro. È in difesa il vero problema della Salernitana, che andrà risolto eventualmente anche nel mercato. Bravo. Di gennaio. E infatti io questo dicevo, cioè, quando manca Fazio, questa squadra prende con la classica, non puoi presentarti con tre giovani, Danilo, Pirola e Bron, che sono giovanissimi, sei un giocatore di esperienza,
ecco, per le loro chiacchiere a mister un messo mettere a Dovanic come play, si poteva benissimo arretrarlo e metterlo a cedere la difesa, così era un po' più coperta, quindi, perché proprio gli errori sono nati da Nidilk che due volte si è fatto imbucare, e quindi credo che la difesa soprattutto vada potenziata con un giocatore di esperienza, ma appunto come sostituto di Fazio, perché Gomber purtroppo ha problemi fisici, però credo che a gennaio ritornerà, quindi potrebbe essere anche valutato però anche se ripeto Gomber è in scadenza, ma se ne può anche trattare con il procuratore, perché è chiaro che il calciatore è scontento, mai per un calciatore insegnato, un calciatore scontento in rosa. Quindi potenziare la difesa, ripeto che la parte più diciamo debole, più vulnerabile di questa squadra, mentre forse a centrocampo bisogna fare qualcosa anche a centrocampo, tipo ieri un'altra follia del tecnico è stato quella di mettere Cabrera in pancina e poi sapendo che era stato ammonito dall'arbitro nel corso della gara per protesta appunto dalla pancina, lo metti e sciocco anche Cabrera a farsi poi spellere e farla rigore, anche se ripeto messo in una posizione non proprio sua, terzino destro, immaginate voi a 37 anni poverino a correre, chiaramente anche scelte discutibili da parte del tecnico, ma soprattutto una rosa che ripeto che secondo me così com'è non è male, si può anche centrare la salvezza, continuare con Nicola, però se il presidente faccio un recap vuole un qualcosa in più, bisogna mettere mano al portafoglio, come si suol dire, e mandare via l'allenatore, perché con questo allenatore, se vogliamo vedere il grande gioco, secondo me si perde tempo. È un allenatore, una brava persona, un professionista, è un grande motivatore, però se vogliamo parlare di gioco, ecco come ha giocato appunto ieri, scusa il gioco di parole, il mondo con Palladino, palla a terra e non lanci lunghi come gioca la Fermitano, non vai da nessuna parte. Grazie mille Luca per essere stato con noi a Radio Punto 9, buon lavoro. Buon lavoro a voi ragazzi. Alla prossima con Luca Esposito, direttore di Tutto Salernitana. Tra 60 secondi invece la prima vittoria dell'era Cannavaro, arrivata nel weekend dopo un primo tempo complicato che stavamo raccontando proprio nella seconda ora di Punto Nuovo Sport Show del sabato. Tutto questo tra 60 secondi. Alla fine è arrivata la prima vittoria dell'era Fabio Cannavaro a Benevento, un 2-1 in rimonta contro la SPAL dell'amico nemico De Rossi, compagno di nazionale, campione del mondo del 2006, che è crollato proprio tra le mura del Mazza di Ferrara, un 2-1 che restituisce anche una classifica diversa alla luce anche dei tanti risultati arrivati nella giornata anche di ieri, dove ha giocato Genoa Como, terminata 1-1. Benevento che in questo preciso istante della stagione è sempre comunque a ridosso della zona playout, perché comunque il Cosenza anche ha vinto a 14 punti, però comunque è venuto un po' più fuori, è lì a 14 alla pari con il Modena, a meno 1 proprio dalla SPAL e a meno 3 dal Cagliari, che è decima in classifica. Però c'è da dire che la zona playoff è ancora molto lontana, per carità, poi 6 punti a dire il vero in Serie B scompaiono praticamente nel giro di un amen. Però attenzione al Benevento, che con questa vittoria va anche un po' a rilanciarsi. Ricordiamo che il campionato di Serie B va avanti e non si ferma per la sosta del Mondiale, ripartirà tra 2 settimane, perché ci sarà soltanto una settimana di sosta con la gara tra Regina e Benevento, che sarà in programma il 27 di novembre. Poi il 4 dicembre si giocherà Benevento Palermo, Parma Benevento il giorno dell'Immacolata, Benevento Cittadella l'11, Modena Benevento, Benevento Perugia invece il 18 e il 26 dicembre. Prima poi dello stop di 2 settimane si tornerà in campo il 14 gennaio per un match che ad oggi avrebbe davvero i contorni di uno spareggio salvezza tra Cosenza e Benevento che si gode quindi la prima vittoria dell'era Cannavaro, che ha fatto i complimenti anche ai suoi ragazzi nell'immediato
post partita di Ferrara. Ho ringraziato tutti perché nell'ultimo periodo hanno fatto uno sforzo davvero incredibile, hanno dovuto tirare tutti la carretta per via dell'emergenza. Non mi ha sorpreso la prestazione, perché ho sempre detto che possiamo giocarcela davvero con chiunque. Nonostante lo svantaggio iniziale, abbiamo continuato a macinare gioco facendo ciò che gli ho chiesto, senza dare punti di riferimenti a una buona squadra come la Spal. Adesso c'è la sosta, perderemo ancora una volta Glick, ma questo non deve cambiare nulla. Dobbiamo continuare a crescere, poi vedremo cosa ci riserverà il futuro. La prestazione, ripeto, è stata importante, abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, siamo stati bravi, perché capita che quando sei in superiorità numerica fai fatica a giocare, invece siamo stati davvero lì sul pezzo a non mollare assolutamente nulla. Dobbiamo lavorare ancora di più perché la strada è ancora lunga. Dopo la sosta ci aspetta un'altra partita delicata contro un altro amico, Pippo Inzaghi. Sì, perché come ti giri in Serie B, Giovanni, c'è una gara tra campioni del mondo, È una Serie B campione del mondo. Sì. Sì, sì, c'è anche Fabregas che ha vinto il campionato del mondo. Diciamo che Fabregas anche qualcuno. Diciamo non così. Che perché da Inzaghi Cannavaro non lo sia. No, nel senso anche lui è qualcuno, questo ecco. Dico. Sì, è una bella Serie B per quanto riguarda i nomi, che sia in campo, che sia fuori. Lo dicevamo che sarebbe stata una Serie A2. Certo. Manca ancora qualcosina, ci si aspettava qualcosa in più da parte di qualche squadra. C'è una sorpresa come ad esempio il Frosinone che è lanciato, che si è staccato rispetto alle altre con il più 5 sulla Regina, il più 7 sul Genoa. Il Frosinone è in rampa di lancio, le sta vincendo praticamente tutte, 10 vittorie e solo 3 sconfitte. Però ci aspettiamo chiaramente molto di più dal Benevento. Adesso ha trovato questa prima importantissima vittoria, però bisogna dare seguito a questa vittoria. C'era bisogno di tempo. Già riuscire a centrare il primo successo è un passo importantissimo, sì, sotto il punto di vista del morale, perché questa squadra aveva bisogno di ritrovarsi mentalmente. A volte prima serve che poco davvero per sbloccarsi. Esatto. Serve poco per sbloccarsi. Un esempio, chiaramente molto alla lontana, può essere il Napoli. Il Napoli che ad inizio stagione era mentalmente affrontava una situazione mentalmente difficilissima, tra le tantissime critiche. Sono arrivati anche quei due pareggi che potevano far storcere un po' il naso inizialmente, potevano iniziare a preoccupare, dire quindi il Napoli incorre sempre negli stessi. Verona e Monza non erano ancora all'altezza, insomma si sono detti un po' di tutti i colori. Sono stati detti di tutti i colori, però il Napoli è cresciuto partita dopo partita, trovando vittorie importanti, e mentalmente si migliora sempre riuscendo a trovare proprio queste cose. Il Benevento deve ripartire dal successo contro la Spal per iniziare a guardare più in là, perché non posso pensare ad un Benevento che resti in zona playout o che galleggi tra il centro classifica e la zona playout. Io mi aspetto e sono sicuro che con il passare del tempo vedremo un Benevento risalire centro classifica e poi anche in zona playoff, perché ci può arrivare e ci deve arrivare lassù. Noi tra un po' riproveremo a tornare al telefono dal sindaco Clemente Mastella, che già prima avevamo provato a beccare ai nostri microfoni, ma ci aveva detto di aspettare qualche minuto. Speriamo di fare in tempo, altrimenti proviamo direttamente nella giornata di domani. Però ecco, facevi un paragone giustissimo, Giovanni, con anche un po' il momento dell'avvio stagione del Napoli, perché aveva provato, non riusciamo col sindaco, mi dicono alla regia, non riusciamo, quindi dobbiamo slittare a domani il collegamento col sindaco Clemente Mastella, che ci aveva anticipato essere anche impegnato in alcuni impegni appunto istituzionali, quindi non riusciva. Però quando ci siamo sentiti questa mattina al telefono col sindaco c'era anche un'aria diversa in quel di Benevento, soprattutto uno sportivo, uno abituato al mondo dello sport come lui. Insomma, poi domani lo sentiremo con maggiore calma. Facevi il paragone e il confronto col Napoli. C'è un Napoli e c'è stato un Napoli prima e dopo Lazio-Napoli. Ci può essere per te un Benevento prima e dopo Spal Benevento? Sì, assolutamente. E adesso questa sosta, chiaramente non sosta per i mondiali, però questa sosta può aiutare la squadra di Cannavaro a ritrovarsi anche fisicamente, a ritrovare qualche infortunato, a ritrovarsi
e dare continuità a questo aspetto mentale di cui stiamo parlando, perché vincere una partita, farlo di rimonta, farlo in casa della SPAL, che tutto sommato sta andando abbastanza bene, è una grande iniezione di fiducia e bisogna ripartire proprio da questi fondamentali. Assolutamente, anche perché la Serie B è un campionato molto molto complicato, l'abbiamo raccontato tante volte. Voglio soltanto fare un'ultima panoramica sui risultati del weekend, anche per gli amici che magari seguono il campionato cadetto in maniera un po' più distratta, prima poi di spostarci dal nostro Dino Manganiello, dove va dato anche un po' il gancio in vista del pomeriggio supereroi per quello che è stato un weekend anche un po' amaro per gli amici dell'Avellino. Allora, risultati dell'ultimo turno di Serie B che hanno raccontato un paio di cose interessanti. La prima è che il Frosinone è di fatti in fuga, a più 5 sulla Regina, seconda in classifica. Frosinone, che ve l'avevamo raccontato già sabato, ha vinto nel venerdì di Serie B contro l'Ascoli al Del Duca ed è sempre una vittoria complicata quella in terra marchigiana. Poi sabato il 3-1 del Parma, il 3-2 del Cosenza con l'uomo in meno contro il Palermo, la Regina che vince contro un Venezia che sta faticando davvero tanto e che si sta iscrivendo anche un po' alla stessa corsa che purtroppo ha visto protagonista il Crotone lo scorso anno, con tante difficoltà nel doppio salto al negativo dalla B e dall'A alla B e ora dalla B potenzialmente alla C. La vittoria del Benevento, il pareggio tra Cagliari e Pisa, il pareggio tra Bari e Sudtirol, con il Sudtirol che praticamente non si ferma più, non perde più la formazione di Bisoli, con Modena e Perugia che fanno 1-1, Ternana-Brescia 0-0 e poi Genoa-Como anche qui un pari 1-1. È stata una giornata piena zeppa di X, una X sopra, immagino Dino Manganiello debba metterla all'Avellino dopo l'ultimo turno. Buongiorno. Buon pomeriggio, eccoci qua, mi sentite? Perfettamente. Perfetto. Bisogna mettere una X, però soprattutto per quanto riguarda le cose di Casa Biancoverde bisogna poi metterla da parte questa X e andare avanti, anche perché dopo domani c'è già partita di Coppa Italia, un turno difficile contro il Catanzaro, fuori casa, gara secca, bisogna vincerla per forza per passare il turno, anche ai calci di rigore per capirci, però vista l'area che tira, magari se il Catanzaro non gli dà molta importanza, fare il colpo significherebbe per i biancoverdi puntare, significa qualificazione ai quarti di finale, significherebbe puntare al bersaglio grosso almeno per la Coppa Italia, che vale, come abbiamo detto più volte, è l'equivalente di un terzo posto in classifica nella stagione regolare, un terzo posto che in questo momento è a dir poco una chimera, perché l'Avellino è incappato in una sconfitta inopinata, immeritata per certi versi, però che complica di molto le cose. Ma ci arriviamo tra un attimo, perché è chiaro, facciamo anche una panoramica, perché se in casa Avellino ovviamente le cose non vanno bene proprio per via dello scivolone ieri nel surreale Partenio Lombardi senza pubblico, abbiamo più volte etichettato come paradossale la decisione e confermiamo. Tra l'altro mettiamoci anche un'altra cosa, che pochi minuti fa è stata ufficializzata la possibilità per i tifosi dell'Avellino di andare a Catanzaro in trasferta. E invece ci hanno chiuso lo stadio nella partita contro il Giuliano, che non prevedeva nessuna problematica di ordine pubblico. Non che le presenti Catanzaro con le due tifoserie che dopo lo scontro diretto al Partenio Lombardi si sono ritrovate simpatizzanti l'una dell'altra in uno scambio di convenevoli, in questo caso reali, convenevoli, proprio perché c'era stata la tragedia lì a Catanzaro di quei due tre ragazzi morti in un incendio, lo striscione dell'Avellino, gli applausi e via social, si sono fatti tanti complimenti, però fatto sta che stride, no, se vogliamo, porte chiuse, completamente lo stadio nella partita senza problematiche di ordine pubblico con il Giuliano, trasferta non vietata dopo i fatti di Foggia a Catanzaro. Insomma, siamo davvero anche in questo stupidi e troviamo un controsenso, però lasciando per un attimo da parte le cose di Casa Avellino, bisogna guardando alla Campania, è un giorno bello per la Campania in generale, perché era una giornata, la tredicesima, che proponeva due derby, ci sono state chiaramente due sconfitte, Avellino e Turris in questo caso, con la Gelbison che ha battuto a Pagani appunto i Corallini, che sono squadra in crisi e lo confermano, però la vittoria della Gelbison sulla Turris, quello, il blitz esterno tra virgolette, perché poi sappiamo che il Giuliano gioca in casa anche ad Avellino, comunque da calendario era in trasferta la partita del Partenio Lombardi, Giuliano che ha battuto di misura appunto l'Avellino, e la bella vittoria senza
replica della Juve Stabia contro la Virtus Francavilla fa sì che, guardando la classifica, ebbene, ci sono Catanzaro, Pescara e Crotone che stanno continuando a vincere, a fare un campionato a parte, 35, 32, 31 punti, ma dietro di loro, appaiate a 20 punti, con poi solo un gradino più in basso gli esponenti del rivalo della Lucania, e troviamo, ragazzi, Juve Stabia, Giuliano e Gelbison. Quindi quarto pari punti, o quinto, che volete, e sesto posto, proprio le tre campane che meno ti aspettavi, se vogliamo, perché alla fine la Turris era reduce da un'ottima stagione scorsa, l'Avellino, Blasone e quant'altro, e invece sono proprio Juve Stabia, Giuliano e Gelbison le migliori, e sono a ridosso, hanno staccato anche le altre, sono a ridosso delle migliori tre. Invece a questo punto Turris, come dicevamo, in grossa crisi, in grossa difficoltà, e ancora di più un Avellino che in questo momento è rientrato, ai noi, nella zona play-out. Purtroppo la Cura Rastelli fa registrare una frenata, in questo momento si parla di 2 punti nelle ultime 3 partite, quindi il trend diventa negativo, però ci sono anche tanti attenuanti e tante situazioni da chiarire, da ricordare e da raccontare, tante novità anche in vista della partita di Coppa Italia, e quando si parla di tante cose da raccontare, tante novità da riferire, e si parla di Avellino, chiaramente l'appuntamento non può essere che per il pomeriggio da supereroi, che parte tra pochissimo. Grazie mille Dino, allora buon lavoro e buon appuntamento con il pomeriggio da supereroi. Per quanto ci riguarda invece, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show, che parte tra qualche minuto. Che riparte quando sono le 14:02, lo speciale Napoli di Punto Nuovo Sport Show che riparte ancora con i vostri messaggi al 380-127-2000, ma anche al nostro commento Facebook Punto Nuovo Sport Show. In tanti vi stiate anche già un po' gettando sul mercato, ma è ancora prestissimo per parlare di mercato. Lo so che il nome di Samarsic molti ce l'avete segnalato, è un nome che piace, è stato chiacchierato, insomma, poi anche da quello che filtra da fonti molto vicine a Cristiano Giunto, insomma, è uno di quei nomi, così come Baldanzi e tanti altri che il Napoli sta visionando, ma perché il Napoli comunque da sempre è una società attenta a tutti questi ragazzi. Devastante, ci scrive Luigi al nostro gruppo Facebook, una sola parola per descrivere questo Napoli. Ugo Cerciello, che fa una delle sue lunghissime analisi, dice semplicemente: grazie ragazzi, queste sono le prime due parole che mi vengono in mente dopo l'ultima partita del 2022, dove abbiamo piazzato l'11ª vittoria consecutiva in campionato, e poi dopo questo girone di Champions, e poi ci posta lo striscione della curva B che ha fatto il giro del web, ci dice buon Natale, buon anno nuovo, ma soprattutto un Forza Napoli a voi e famiglia, in attesa di rivedere questa squadra in campo nel 2023. Ancora un po' dei vostri messaggi. Cristiano Dorsi: la cosa triste di questo campionato finora molto avvincente sono i soliti incompetenti che affollano l'etere napoletano, e che alle prime prestazioni della squadra inizieranno nuovamente con la solita solfa contro Meret, Marerui, Elmas, Osimhen e Zielinski, per citare i calciatori più criticati nei momenti delicati. Ormai Napoli dà talmente così poco da lamentarsi che la gente, tra cui anche Cristiano Dorsi, è già avanti, nel senso prova ad immaginare quando e se le cose andranno male. Quei 3 minuti di follia sono stati una fortuna, possono far comprendere soprattutto la tifoseria euforica che l'attuale apparentemente incolmabile vantaggio in 23 partite può essere solo un terribile tranello, ci scrive Ciro Pastore, il che non è una cattiva analisi, nel senso, 10 punti non sono così tanti di vantaggio, se guardiamo la Juventus, 8 nei confronti del Milan, ma non perché non siano numericamente tanti, numericamente è un vantaggio davvero molto ampio, ma la Juventus ha dimostrato già di poter rimontare quel tipo di distanze, e il Milan l'anno scorso ha rimontato proprio 8 punti all'Inter, quindi attenzione un po' come andrà avanti quel campionato, io lo dico anche perché si sente anche da parti esterne che non vivono Napoli, complimenti, avete già vinto, lo scudetto è già del Napoli, invece calma, è lunghissima ancora, e la fortuna è che lo sa anche Luciano Spalletti, tu lo sai che cosa significano anche quei 2 gol, per me sono anche una sorta di, diciamo, segnale, una sorta di risposta a chi si lamenta quando Spalletti lascia in campo
per 70 minuti, per 75 minuti, giocatori come Kvaratskhelia, Osimhen, e ad esempio contro il Sassuolo sono rimasti più tempo in campo. Qualcuno si lamentava dicendo no, Spalletti l'avrebbe dovuti sostituire prima, altrimenti infortunio di qua, infortunio di là. Kvaratskhelia che gioca a Liverpool, che gioca un po' più di tempo a Liverpool, e poi dopo si viene fuori questo problema alla schiena. Questa è una risposta per far capire, si può segnare anche in 5 minuti, si può riaprire completamente una partita che era morta, chiusa. L'Udinese aveva praticamente rinunciato a giocare ad un certo punto, perché, ma non per un aspetto, diciamo, mentale di rinuncia proprio, ma per la superiorità manifestata da parte dell'avversario, da parte del Napoli. Sì. E però succede che riprendi fiato, riprendi energie, subentra qualcuno dalla panchina, c'è un'azione che inizia a dare la scintilla e trovi un gol, trovi il primo gol, trovi il secondo gol con una disattenzione da parte del Napoli. Dopo queste cose la partita è riaperta, la partita è totalmente in piedi, e quindi può succedere questo. Per questo c'è questo segnale che fa capire ai tifosi: no, i giocatori forti devono giocare sempre. Assolutamente. Tra un po' andremo anche al telefono dal collega, dalla firma, uno dei più riconoscibili del nostro giornalismo, Xavier Iacobelli, per capire anche un po' quali sono gli equilibri di questo campionato. Vi ricordo sempre il 380-127-2000 per i vostri messaggi. Lasciatemi dare una bella notizia, nonostante non sia un calciatore del Napoli, per quanto in realtà sia stato vicinissimo ad essere un calciatore del Napoli. Parlo ovviamente di Deulofeu, è arrivato anche a mezzo anno il comunicato dei friulani. Si può tirare un sospiro di sollievo per i tifosi dell'Udinese, perché è una semplice distorsione al ginocchio senza ulteriori e particolari complicazioni. Quindi il calciatore dovrebbe essere a disposizione già dalla prima partita dopo la sosta, quindi il 4 gennaio contro l'Empoli. Deulofeu tra 45 giorni dovrebbe essere regolarmente in campo. Questa è una bellissima notizia non solo per i fantallenatori, ma anche per tutti gli appassionati. C'era stato poi l'abbraccio, l'applauso del Maradona che lo aveva applaudito proprio nel momento in cui si era rotto anche in lacrime in quel momento Deulofeu, perché immaginiamo anche la frustrazione, il grande spavento, lui che in questi anni di Udine sta trovando finalmente anche un po' di continuità a livello fisico. Torniamo al telefono, come detto diamo il ben ritrovato ad una delle firme più importanti del nostro giornalismo, Xavier Iacobelli, grazie mille per essere con noi, direttore. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Direttore, senza troppi giri di parole, l'Antinapoli può essere anche la Juventus, non solo il Milan? Ma guardi, io credo che soltanto il Napoli possa essere l'Antinapoli. Un'affermazione che può sembrare paradossale, ma è legittimata dal ruolino di marcia della formazione di Spalletti in queste prime 15 partite di campionato, e soprattutto dal fatto che certamente Milan e Juventus, basti dare un'occhiata alla classifica, sono le più immediate inseguitrici. Però la sensazione è che, arrivati a questo punto della stagione con lo stop imposto dal campionato del mondo, il Napoli ha dato una dimostrazione tale di forza che anche alla ripresa del torneo, quando ci saranno peraltro confronti molto importanti al vertice con l'Inter e con la stessa Juventus, la squadra di Spalletti sarà più che mai padrona del suo destino. Sarà un altro campionato a gennaio, come si riparte dopo quasi 2 mesi di stop? Dipenderà molto dalle condizioni di chi parteciperà al campionato del mondo, dei giocatori che saranno stati chiamati dalle rispettive rappresentative e dal modo con il quale le squadre, dopo questo iniziale periodo di sosta, riprenderanno la preparazione. Sarà fondamentale il ruolo degli staff delle singole società, proprio perché noi siamo di fronte ad una sosta inusitata, soprattutto nel bel mezzo di una stagione che stava procedendo ad un ritmo molto serrato. L'ha detto anche Luciano Spalletti, direttore, che questo, a questi ritmi, è un trita cervelli, un trita carne. Noi ci siamo spesso chiesti se la sosta potesse essere utile o meno, però mi sa che Spalletti ha tolto il dubbio a tutti, è così? Certamente sì, non può che essere utile, sebbene sia di lunghezza assolutamente senza precedenti rispetto
alle altre sorte del campionato che eravamo abituati, al massimo di 2 settimane per via degli impegni delle nazionali nei vari tornei europei, mondiali, gare di qualificazione, Nations League. Però è chiaro che quando ripartirà il campionato però ripartirà dall'attuale posizione di forza, è un distacco di 8 punti e di 10 punti rispetto alla seconda e alla terza in classifica, non è un distacco irrilevante. La Juve intanto ritroverà presumibilmente al massimo della forma i vari Di Maria, Paredes, Pogba, Chiesa, Vlahovic, praticamente una squadra che non abbiamo mai visto in queste prime 15 giornate di campionato. Può con questi innesti, perché definiamoli così, dei veri e propri innesti da gennaio, può diventare una squadra che può stare lassù e dare fastidio al Napoli e mettere un po' di distanza tra sé ed eventuali varie Inter, Milan, Lazio, Roma, Atalanta? Ma certamente la curiosità di vedere all'opera una Juventus che abbia recuperato al 100% il giocatore che l'ha indicato è forte. Però noi non possiamo nemmeno dimenticare che la svolta, io dire, è stata impressa dai ragazzi cresciuti nel vivaio bianconero, mi riferisco a Ken, mi riferisco a 4 gol nelle ultime 5 partite, mi riferisco a Fagioli e a Miretti, alla prima convocazione in nazionale. Quindi sarà interessante vedere anche come Allegri all'epoca, quando avrà recuperato i giocatori che alle spalle ci hanno lasciato gli infortuni, deciderà il tipo di Juventus presentare. È chiaro che la formazione bianconera si è impegnata in una risalita che certamente si pone a favore della capacità del tecnico di padroneggiare quella che è stata una delle crisi più gravi della sua complessiva esperienza juventina. Però non possiamo dimenticare come la Juventus abbia fallito il primo importante traguardo stagionale, cioè la qualificazione agli ottavi di finale, anzi per la prima volta da quando partecipa alla fase gironi della Champions League, ha rinviato 5 sconfitte su 6 partite giocate. Ricorda a memoria, direttore, un exploit simile a quello del Napoli, soprattutto se facciamo il rapporto aspettative e poi risultati raggiunti, perché in estate si parlava addirittura di una squadra che dovesse lottare, non dico con la Fiorentina, ma comunque stare attenta anche alla rinascita, al rilancio di una Fiorentina che prendeva Jovic, che prendeva Mandragora, eccetera eccetera. Questo Napoli poi ha davvero sorpreso tutti, ma a memoria ricorda un exploit simile? Ma io potrei citare le parole di De Laurentiis, che giunto al 18° anno della sua presidenza ha affermato come questo sia il miglior Napoli di sempre, da quando lui è diventato il numero uno del club partenopeo. Io credo che per rilevanza dei numeri che sono stati espressi dalla squadra di Spalletti, ma soprattutto, sottolineo, per la qualità del gioco che è stata raggiunta anche a livello internazionale, perché in questo momento il Napoli è il miglior ambasciatore del calcio italiano in ambito internazionale, l'ho dimostrato ampiamente durante il girone di qualificazione che lo ha visto guadagnare gli ottavi di finale addirittura con 2 turni d'anticipo in maniera aritmetica, in un girone in cui Liverpool e Ajax all'inizio del cammino europeo venivano considerati favoriti. Io penso che questo Napoli sia un unicum, sia una squadra che ha meravigliato tutti, intanto per la capacità di cambiare pelle, perché lei ha detto bene, all'inizio di luglio, quando ancora all'orizzonte non c'erano quegli arrivi che poi abbiamo registrato, ma c'era già l'addio dato da tempo a Insigne piuttosto che a Ospina, a Koulibaly, a Mertens, il più grande marcatore di tutti i tempi della storia del Napoli con 182 reti. E quindi c'era quello scetticismo, peraltro giustificato all'epoca dai mancati arrivi che poi invece si sono registrati, ed è evidente che Guarastegli sia il fiore all'occhiello della campagna di Giuntoli, ma come non pensare a tutti gli altri, a Simeone, a Raspadori che è un campione d'Europa, a Ostigard, a Olivera, e che alla stessa situazione di Meret, a mio avviso ha dimostrato grande carattere, grande forza d'animo, perché sembrava che fosse un portiere con la valigia, perché Kepa e Navas erano i convitati di pietra a Castelvolturno. In realtà invece questo 25enne portiere, che è uno dei portieri della nazionale, ha dimostrato di essere all'altezza della situazione, e anche questo è un punto di merito di Meret stesso e del Napoli. Quindi francamente mi è difficile trovare un raffronto in passato con formazioni che fossero partite tra lo scetticismo generale e invece in 15 giornate di campionato fossero state capaci di inanellare 11 vittorie consecutive,
diventare il miglior attacco e in particolare di godere della intercambiabilità dei suoi interpreti, perché ciò che colpisce di questo Napoli, del Napoli di Spalletti, è che cambiano a volte gli interpreti anche per osservare una comprensibile rotazione dei giocatori in questa prima parte della stagione così martellante, ma non cambia mai il risultato finale. Può essere per il Napoli un bene fermarsi oggi per rifiatare, recuperare forze, oppure è un peccato per la continuità che aveva mostrato? No, io credo che questa sosta faccia bene, nonostante, come detto, la sua durata senza precedenti. Faccia bene per recuperare energie, per ricaricare le pile, perché anche una squadra che ha marciato a questo ritmo così forsennato ha il diritto di tirare il fiato, lo fanno anche tutte le altre, ma ripeto, partirà un altro campionato il 4 gennaio, non potremo mai assolutamente fare finta di non tenere presenti i rapporti di forza che in questo momento vedono il Napoli comandare, oserei dire dominare il torneo. Per salutarci, direttore, un voto, un giudizio al 2022 sportivo del Napoli? Ma non può che essere 10 con lode, perché è evidente che questa sia una delle annate più importanti, più significative, più entusiasmanti, perché vede, un altro aspetto a mio avviso che deve essere evidenziato è l'effetto Maradona, l'effetto stadio Maradona, l'effetto entusiasmo, l'effetto passione. Oggi ho avuto l'occasione di interloquire con un altro dirigente dell'Udinese e dichiarato metà lui a Godù con Dani e la formazione di Spalletti. E se noi pensiamo a quegli stati No, però mi sa che abbiamo qualche problemino nel finale con il direttore Iacobelli. Direttore, la sentiamo a strappi, non so se ci sente adesso, la ringrazio comunque. Io la sento, eh. Adesso perfettamente, sento, quindi se vuole arrivare magari alla conclusione, così poi la salutiamo, non giochiamo oltre con il collegamento perché sappiamo che è in viaggio. Guardi, no, semplicemente stavo sottolineando l'importanza dell'effetto stadio Diego Armando Maradona. Sì. Perché lo spettacolo di entusiasmo e di passione dei tifosi napoletani è qualcosa di splendido, che fa bene al cuore di chi ama il calcio. Direttore, è sempre un grande piacere averla qui a Radio.9, ancora grazie mille. Grazie a voi, buon pomeriggio. Un grande abbraccio al direttore Xavier Iacobelli, che ringraziamo anche per aver accettato il nostro invito nonostante era in viaggio. Allora, noi invece tra un paio di minuti andiamo da un altro direttore, tra un po' vi spieghiamo tutto, tra poco. Da un direttore all'altro, perché tra un po' andremo da Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, anche per capire un po' questo 2022 sportivo del Napoli. Fa anche un po' strano parlare di giudizio al 2022 quando siamo praticamente ancora un mese e mezzo dal termine di quest'anno e ancora tante cose possono succedere nell'arco comunque di questi 40 e passa giorni, però comunque è chiaro che il 2022 sportivo è alle spalle. Voi che giudizio date? 380 127 2000 per i vostri messaggi, vi aspettiamo numerosi, mentre numerosi siete stati già al nostro gruppo Facebook Punto Nuovo Sport Show, dove Michele Ciavarella ci scrive: ma sì, a gennaio comincia un altro campionato, ma se chiede a un bambino se è meglio cominciare tutti a pari punti con 38 gare da giocare o partendo con 8 punti in più e soltanto 23 da giocarne, mi sa che anche lui saprebbe nella sua innocenza risponderti. Per chi volesse documentarsi in merito, ci sono molti libri e trattati fatti dalla esimia dottoressa Grazia, e poi non diciamo il cognome. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, grazie mille per essere con noi. Buongiorno, salve. Nel può anche essere palissiano, Michele al nostro gruppo Facebook ha detto però una cosa sacrosanta: se proprio deve cominciare un altro campionato, è meglio che a questo punto il Napoli inizi con 8 punti di vantaggio. Vabbè, certamente. Ma diciamo che Napoli, secondo me, l'ambiente di Napoli è un ambiente profondamente nocivo e deleterio. Quindi adesso si riesce a stare male, a creare un problema anche avendo 8 e 10 punti di vantaggio.
ogni decisione arbitrale di ogni partita è vissuta in maniera, a mio avviso, patologica, creando una preoccupazione, un nervosismo che al momento non ha ragione d'essere. Però il campionato è molto lungo, in questo modo, cioè se noi a 8 punti di vantaggio, 10 punti di vantaggio, con un campionato dominato, 41 punti su 45, l'ambiente è messo così, adesso non potrebbe essere messo altrimenti, perché questo è lo stesso ambiente che ha partorito gli A16, lo stesso ambiente che ha decretato che Gattuso era più forte di Ancelotti, quindi insomma è un ambiente che definire malato è poco, che vive insomma immerso in tutt'altra realtà. Che cosa accadrà quando il Napoli avrà un momento negativo? Questo è l'unico dubbio che io ho. Per il resto il Napoli è una squadra fortissima, che ha dimostrato, in questo ha avuto ragione Spalletti, devo dire la verità, di saper vincere con tutti gli assenti, quindi ha vinto senza Osimhen, ha vinto senza Anguissa, ha vinto senza Caraschelia, ha sempre vinto, ha sempre dominato, ha sempre superato i momenti negativi all'interno delle partite. Il problema secondo me è più fuori, soprattutto fuori, che non, e fuori intendo anche fuori dal San Paolo, come si chiama Maradona, perché il pubblico invece dello stadio è un pubblico molto più maturo del pubblico invece dei social, quello che si percepisce poi nella vita quotidiana. Max, chi ti preoccupa di più tra le inseguitrici? La Juventus è una squadra forte, che un allenatore fortissimo, altra patologia di Napoli, che crede che a lei non sia un allenatore di calcio, e credo sia la squadra più forte, e ha anche tanti giocatori da recuperare, ha giocato finora senza Chiesa, senza Pogba, senza Di Maria, ha scoperto, perché poi la necessità insomma porta sempre di cose positive, un calciatore secondo me forte che è Fagioli, e un altro non male che è quel Miretti. Però ma nessuna squadra in Italia ha Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Anguissa. Noi abbiamo una squadra straordinariamente forte secondo me, e come abbiamo letto anche oggi Oscar Damiani, che ha detto il Napoli ha due rose, è più così. La Juve è la più forte, poi il Milan e Inter comunque sono squadre attrezzate, giocheranno, sì. Ma insomma erano attrezzate anche in questo girone d'andata. Comunque il Napoli è una squadra forte, è chiaro che il campionato non è finito, il Napoli non si vince mai senza sofferenza, questo ma una cosa che diceva anche sempre Maradona, di aver vinto, se tutti i suoi successi erano sempre stati successi sofferti, ma questo accade sempre in ogni sport, in ogni competizione. Ci diceva prima il direttore Xavier Iacobelli che il vero Milan e Juve sono quelle che sono proprio matematicamente più vicine al Napoli, però sportivamente l'unico anti-Napoli è il Napoli stesso, perché adesso è soltanto la formazione di Spalletti padrona del proprio destino, e questo si può allargare anche un po', concedimi questa parentesi Max, a come un po' la piazza a volte approccia determinati episodi, che penso per esempio al fatto che oggi si stia parlando più del rigore non concesso alla Fiorentina, del fatto che il Milan poteva pareggiare ed essere ancora più lontana dal Napoli, che la Juventus così a Verona, che l'Inter con due autoreti a Bergamo. Se Napoli si concentra su Napoli, secondo te c'è poca ciccia per gli altri, oppure la vera forza delle altre è il fatto che il Napoli a volte è una piazza che si distrae un po' e guarda troppo spesso in casa altrui? Il problema del Napoli è certamente, l'unico problema del Napoli è certamente la piazza. Questa, insomma, ne abbiamo parlato prima, questa è una piazza che il nemico era De Laurentiis, che è diciamo l'artefice principale di questo straordinario decennio. Ancelotti non è buono, il movimento A16, insomma, se il Napoli, se De Laurentiis portasse la squadra in Valle d'Aosta 4 mesi, noi vinceremmo scudetto a marzo. Il problema del Napoli è solo Napoli. Calcisticamente Napoli è molto forte, una squadra molto forte, attrezzata. Poi anche quel blackout avuto con l'Udinese, ma qua fa parte del gioco, e comunque il Napoli è riuscito a portare a casa la partita. Comunque l'Udinese che minuto ha fatto con il secondo? All'83esimo, non mi ricordo, comunque mancavano ancora 10 minuti, il primo e il secondo, neanche sì. In porta.
Il secondo. Il secondo l'ha fatto a 5-10 minuti alla fine, se non sbaglio, 83esimo. 83esimo, quindi hanno stati 4 minuti di recupero, quindi 7-11, loro non hanno mai tirato in porta, non è che c'è stato l'assedio e noi abbiamo rischiato. Ci possono stare dei cali di tensione, tanto è vero che in 4 mesi il Napoli ne ha avuti 2. È chiaro che il problema principale del Napoli è l'ambiente, da questo punto di vista non c'è dubbio, però finora il Napoli ha dimostrato una grande forza mentale, il Napoli squadra, quindi io temo solo qualche contraccolpo in caso di rallentamento, però il Napoli è una squadra forza. Poi tutto questo chiacchiericcio sulla sosta mondiale, secondo me non ha ragione d'essere. Il Napoli è anche stanco, quindi questa sosta arriva nel momento opportuno. Magari è peggio per la Juve, che stava, non dico in rimonta, però 6 vittorie consecutive. Però il Napoli è arrivato, ha fatto 3 mesi in cui ha praticamente vinto quasi tutte le partite, ha vinto tutte tranne 2 pareggi e una sconfitta, deve anche tirare il fiato. Leggevo una cosa che mi ha fatto molto sorridere. Un tifoso del Napoli, nella classica Vox Populi del prepartita che ha fatto Calcio Napoli 24, ha detto che Kvaratskhelia non ha avuto la lombalgia, ma è stato drogato dai ladri per evitare un controllo antidoping. Il Napoli lo avrebbe tenuto fuori. Chiaramente ci dissociamo, però queste cose, Max, ti chiedo, che cosa significano da parte dei tifosi quando un tifoso arriva a pensare di determinate cose? Guarda, questo accade ormai un po' ovunque nell'epoca dei messaggi WhatsApp, ogni volta ci sta sempre qualche vocale, purtroppo è inevitabile. Poi c'è questa tendenza masochistica che noi abbiamo e che è irrefrenabile. Dopodiché, insomma, vorrei anche dire che c'è chi sostanzi gli anni iniettati che è rimasta 3 settimane del sangue, cioè voglio dire, ma sì. Non ce n'è, credo che chimicamente non esista nella tavola degli elementi una sostanza del genere. E purtroppo non si riesce ad accettare la realtà, non lo so per quale motivo, però questo Napoli è più forte di tutto, perché questo Napoli è più forte, questo Napoli è, ma anche lo scorso anno Spalletti arrivò qui, arrivò alla stazione Afragola, TAV di Afragola, non c'era neanche un cane. È vero, nell'anno c'ero solo io. Cioè, beh, c'è solo Giovanni Annunziata, è vero. Giovanni Annunziata e De Laurentiis, il figlio di De Laurentiis, non c'era nessuno. E Napoli l'anno scorso fece una stagione, disputò una stagione eccezionale, lottò per lo scudetto e alla fine gli hanno tirato le uova. Purtroppo è una città, diciamo, particolare, a tanti piace. Secondo me con un altro ambiente noi avremmo avuto molto di più, e magari insomma avremmo anche, che ne so, una metropolitana che passa non ogni 12 minuti. Insomma, ognuno poi, questa è la città che abbiamo, però in questo caso questo Napoli è molto forte, secondo me. E poi voglio dire anche un'altra cosa, ci sono state tante dichiarazioni, l'ultima è quella di Elmas, cioè il pubblico di Napoli, tra le tante, l'ambiente di Napoli, tra le tante, diciamo, stranezze, secondo me aspetti negativi, anche l'unico che non ha capito quello che succedeva nello spogliato del Napoli, si è opposto a quella che è una delle più grandi campagne acquisti di tutti i tempi del calcio italiano. Elmas ha fatto capire chiaramente che c'era un problema nello spogliatoio, ma non è stato il primo e non sarà l'ultimo. Assolutamente. Proprio su Elmas, per salutarci, Max, è interessante come questo ragazzo non si sia ancora capito se sia un'ala, un interno di centrocampo, un trequartista. L'unica cosa che si è capito è che finalmente si sta facendo trovare pronto, e anche attraverso un po' il suo essere incompiuto sta compiendo un po' quello che serve al Napoli. È un po' una delle ennesime pagine, degli ennesimi volti che possono anche un po' fare da emblema al momento degli azzurri. Abbiamo spesso parlato di come Meret avesse tante analogie con proprio la rinascita del Napoli in sé, anche in Elmas ci vedo tanti punti in comune. Sì, però anche questo, no, come Meret, un signor portiere che a Napoli è considerato scarso, Elmas, cioè è il problema, è
è Napoli, cioè il tutte queste cose che partorisce Napoli. Ma Elmas non ha mai giocato tanto. Elmas è un buon giocatore, un signor giocatore, ha segnato un grande gol contro l'Udinese, ha fatto un grande gol contro l'Atalanta, anche quello non è semplice, gol che ha segnato a Bergamo. Poi bisogna anche avere l'opportunità di giocare e non sempre ogni volta che giochi riesce a segnare. Ci sono delle pretese secondo me eccessive e assurde, però ormai il calcio è così, con i social, insomma, c'è il pubblico, ce l'hai fondamentalmente sempre dentro casa. Qualche volta secondo me non sarebbe male se ci facessimo anche un po' di bene. Io guardo quello che fanno i giornali del nord, cioè che pompano continuamente le loro squadre, noi invece cerchiamo sempre di denigrare quello che abbiamo, non so da cosa dipenda. Max, grazie mille per essere stato con noi. Grazie alla prossima. A voi, grazie a voi. Un abbraccio a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista. 20 secondi e torniamo ancora su Napoli Udinese, tra poco. Che riparte quando sono le 14:34. Tra un po' parleremo proprio su Meret, diremo anche qualcosa di interessante su Meret, che ha fatto una gran parata al settimo minuto proprio su Deulofeu, una parata tutt'altro che semplice, perché è andato giù con una rapidità davvero incredibile. Poi noi nel corso di questa settimana parleremo anche dei tanti ragazzi convocati con le rispettive nazionali, non solo i 5 impegnati al mondiale ma anche i 4 del Napoli, che appunto saranno di scena con la nazionale di Roberto Mancini per le amichevole. Però torniamo al telefono, è un piacere ritrovare Gennaro Iezzo. Gennaro, grazie mille per essere con noi. Ciao, buon pomeriggio. Da uno al miracolo, quanto è difficile la parata che fa Meret al settimo su Deulofeu? Sì, fa una parata importante, perché lui, comunque parliamo di un portiere che è alto solo 1,90 m, sai, è andato con una grandissima rapidità su un tiro che comunque, sai, che sbuca all'improvviso, il colpo di tacco è sempre un tiro che mette in difficoltà i portieri, no? Perché non riesce a vedere il gesto tecnico, che molto spesso si anticipa anche nel modo in cui si pone l'avversario, e lui è stato bravo praticamente ad essere molto reattivo, andare a terra, a prenderla, cioè a pararla con le mani, ha fatto veramente una parata importante. Poi lui fa sembrare le cose difficili, fa sembrare semplici, vi posso dire che non è così, perché veramente ha fatto un intervento importante. Abbiamo visto anche portieri che in questo weekend nelle uscite non sono stati perfetti, soprattutto nelle scelte di tempo, come ad esempio ieri in Juve-Lazio, quando Ken ha bruciato il portiere avversario in uscita, ad esempio anche in Milan-Fiorentina con l'uscita di Terracciano non perfetta, fallo non fallo, a prescindere da quello. Invece Meret è stato perfetto anche in questo, soprattutto in questo, nella sfida contro l'Udinese, perché io ricordo delle uscite che siano dentro l'area oppure fuori area, sulla tre quarti, importanti. Sì, ma la valutazione della palla alta è sempre difficile, no? Soprattutto oggi con i palloni che vanno veramente molto veloci e con gli esterni che mettono queste palle, queste fiondate dal centro dell'area, per i portieri diventa sempre più difficile. Abbiamo visto, come hai detto tu ieri, molti errori, se si possa chiamare errori, ma lì bisogna anche fare complimenti alla rapidità degli attaccanti che vanno forti su questi palloni e che anticipano. Però Meret aveva bisogno di giocare per acquisire un po' quella sicurezza, le misure che riesce ad acquisirli soltanto con giocare con continuità, e lui pian pianino veramente sta migliorando tanto, ma abbia sempre detto sui mezzi di Meret c'era poco da parlare, ma gli mancava soltanto quella continuità che oggi per fortuna sta avendo grazie alla fiducia dell'allenatore, dell'ambiente, di tutti.
Anche perché poi il mercato è sempre cinico e baro. Negli ultimi giorni si era parlato di un ulteriore accostamento a Vicario, accostamento che il Napoli in qualche modo eredita dall'estate. Facciamo anche rapidamente chiarezza su questo. Meret, quando non era ancora in area di rinnovo, che poi è ufficialmente arrivato negli scorsi mesi, Vicario era stato uno dei tanti portieri sondato dal Napoli, ma non è previsto che il Napoli ci torni all'assalto. Nonostante questo, Gennaro, ci sono tanti tifosi che ad oggi quasi trovano il pelo nell'uovo a Meret, quasi quasi è meglio Vicario, ma oggi fare a cambio Meret con Vicario è una follia, e lo dico con tutto rispetto per un portiere tra i migliori del nostro campionato. Lo sai perché? Perché purtroppo non c'è l'obiettività e non c'è la, come dire, la quella voglia di anche di dire ho sbagliato, no? Perché ci sono, al di là di chi parla, dei tifosi, dei tanti che fanno i chiacchiere da bar, ci sono anche gli addetti a lavori che ancora vanno a trovare il pelo nell'uovo, perché magari in estate o a inizio campionato avevano storto il naso sulla titolarità di Meret. Ma molto spesso c'è bisogno anche di grande umiltà e dire forse mi sbagliavo, forse magari ci sono persone che parlano al telefono, degli opinionisti come lo sono io, come lo è Pino Taglialatera, che abbiamo fatto questo per mestiere, forse riusciamo a capire rispetto a qualcun altro qualcosina, no? Sul ruolo. Abbiamo sempre detto che Meret è un portiere da Napoli, un portiere di grande affidabilità, ed è un portiere di grande prospettiva perché è giovane. Però purtroppo c'è gente che non riesce a magari a dire forse ho sbagliato, perché non ce l'hanno proprio nel limite di dire, purtroppo è vero, magari ogni tanto, non dico scusa, perché questo ragazzo ha bisogno veramente di scuse da parte di tutti quanti, perché è stato mastellato, massacrato in ritiro, si parlava di 50 portieri, invece lui con grande personalità, perché qualcuno anche su quello aveva da dire sulla personalità di Meret, invece l'ha dimostrato stando zitto, testa bassa a lavorare. Oggi gioco con continuità, è uno dei portieri più forti e meno battuti d'Europa. Questo fa capire il valore di questo ragazzo. Adesso intanto il Napoli si ferma, quasi due mesi di sosta a causa mondiali. Arriva nel momento giusto per il Napoli questa sosta? Era il tempo di fermarsi e di ricaricare le batterie? Sì, penso di sì. Lo sai perché? Perché sai, dopo il filotto importante delle partite che ha fatto il Napoli, che l'ha vinta, c'è il momento in cui poi la vai a perdere, perché o la vai a perdere o la vai a pareggiare, ti fermi, perché è normale nell'arco di un campionato trovare. Invece nel momento in cui tu finisci e adesso ti riposi facendo questo filotto importante, si riparte anche a livello psicologico, secondo me ti aiuta. Poi ripeto, Napoli deve essere bravo a ritornare con quella convinzione che ha oggi, la convinzione che hanno i giocatori. Ma io questo penso che questo Spalletti ci lavorerà tantissimo su questa situazione. Ma penso che Napoli ritornerà più forte di prima, anche perché gli altri devono inseguire Napoli. E il Napoli deve continuare su quello che sta facendo adesso, che sta facendo cose straordinarie. Poi ci sarà anche magari il momento di flessione, ma quello poi sta a Spalletti gestirlo e ripartire un'altra volta. Però io sono molto convinto che il Napoli quest'anno potrà arrivare fino in fondo, stando in alto in classifica, al primo posto. Grazie mille davvero, Gennaro, per essere stato con noi a Radio Punto Nuovo. Alla prossima e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Un grande abbraccio a Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, tra le altre. Tra 30 secondi ancora con tanti ospiti per l'ultima fermata di Punto Nuovo Sport Show. Punto Nuovo Sport Show, tra un po' con un tifoso d'eccezione della SSC Napoli. Ha parlato, a proposito di SSC Napoli, anche Capitan Di Lorenzo, dal ritiro della nazionale in conferenza stampa. Il Napoli fin qui ha dominato in Europa, cosa vuol dire? Che stiamo portando in Italia e anche in Europa un calcio davvero godibile. Dobbiamo continuare così, perché avere una società come la nostra per il calcio italiano è qualcosa di importante, ma anche come le altre che partecipano alle competizioni internazionali, è una cosa certamente bella. Ritrovi nel Napoli qualcosa del gruppo che ha vinto l'Europeo, gli chiedono. Questa atmosfera non si è persa dopo l'Europeo. A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno davvero pronosticava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo
stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Dobbiamo continuare così, anche se il campionato è ancora lungo. Hai pensato che potresti diventare il capitano del terzo scudetto, chiedono a Di Lorenzo? Beh, sarebbe davvero un sogno vincerlo qui a Napoli e vincerlo da capitano come fatto da Maradona, però come detto prima la stagione è ancora lunga, frena un po' Di Lorenzo e fa bene a farlo, abbiamo fatto un percorso importante, questo è vero, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare. Poi su come sia diventato capitano del Napoli, è stata una scelta di Spalletti con il gruppo, per me è davvero un orgoglio indossare una fascia di capitano così importante, ogni giorno sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all'altezza di questo ruolo. E poi sulla sosta, sicuramente è stato un periodo intenso con tante partite, però può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio con più voglia. Nino Simeone, grazie mille per essere noi, consigliere comunale di Napoli. Nino, grazie mille. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Nino, Forza Napoli. Forza Napoli, ma prima di entrare anche un po' nei ragionamenti di questo 2022, non solo per il calcio Napoli ma anche per l'amministrazione, quanto è bello aver scoperto in Di Lorenzo un capitano, un leader silenzioso, un po' come era stato anche Hamsik nella sua gestione qui da capitano a Napoli? Persona seria. Io ho avuto modo di incrociarlo, è un ragazzo molto serio, ragazzo molto disciplinato. Quando dice uno è disciplinato ed è uno che segue molto e non è uno che fa menate di testa, è il classico capitano, diciamo, quello sangue che può dare, diciamo, un giusto segnale a uno spogliatoio di ragazzi, diciamo, che magari sono un po' più bricconcetti, abbiamo un buon esempio per quelli più giovani. È un professionista serio, una persona che mi ha colpito, ripeto, per la sua serietà e per la sua disciplina, mai fuori dalle righe, un bel segnale. Ma quindi qual è il segreto di questo Napoli secondo te? Il gruppo, Spalletti, De Laurentiis, la campagna acquisti, Osimhen, Kvaratskhelia? Guarda, sono tante componenti. La verità è che sono talmente tanti gli occhi secchi che abbiamo addosso, talmente sì. Tante le invidie e le gelosie che sta scattando un meccanismo al contrario. Ci sono episodi fortunati per noi che negli anni passati non abbiamo potuto vedere, e soprattutto la differenza di questo Napoli e quell'altro, quello degli anni precedenti, anche quello del 91 punti, è che riusciamo a vincere con le squadre piccole. Ricorda che il Napoli ci faceva mangiare le scudetto perché abbiamo perso punti con le squadre piccole, anche con il 91 punti e anche con gli 84, mi pare, adesso non vorrei sbagliare. Ma anche lo scorso anno. E questa è la differenza. Sì, è questa la differenza. Quest'anno siamo più concreti, e questo credo che sia tutto merito di Spalletti, perché lui si incazza, chi guarda le partite, diciamo, non guardando solo i calciatori e la palla che si muove, guarda magari tutto il contesto, vedete che, notate che Spalletti è continuamente in panchina, anche quando si siede, lui si siede, almeno a Napoli, parlo quando giochiamo a Maradona, lui si siede su quella panca all'esterno della panchina, sul lato destro della panchina, fateci caso, ed è continuamente, sì, è anche quando si siede sta di campo, e quindi secondo me è proprio lì la differenza, anche nei momenti, diciamo, di calma, di tranquillità, lui si siede all'esterno della panchina come se lui dicesse io sto qua in mezzo al campo a correre con voi. Poi voglio dire, magari come calciatore non è stato un granché ma come allenatore sta dimostrando di essere uno molto costante anche... Prego, prego. Ed è un dato oggettivo, non possiamo dire altrimenti. Poi è chiaro che lo spogliatoio negli anni passati, e stiamo leggendo, no? Ogni tanto esce qualche notizia, qualche spiffero, qualche cosa che si parla, diciamo, di reazioni da parte di alcuni calciatori, sì, rispetto all'allenatore. Quest'anno, quest'estate, molti di noi erano di quelli, non capiva cosa diavolo stesse succedendo, cosa diavolo si sta accadendo con la... quando abbiamo lasciato, diciamo, i petti forti, quando abbiamo venduto i nostri capitani e tutti i resti, non lo so, e siamo in un momento importante, però ripeto, sono talmente tanti gli occhi sicche che più continuo e veramente sta succedendo qualcosa al contrario, e noi episodi fortuiti non ne abbiamo, dico episodi fortunati nel senso che non ci tolgono magari il gol, magari il rigore ce lo danno, non è che fanno finta di non vedere, sarà stato il VAR, però nel VAR abbiamo visto già i regali che ha fatto alle altre squadre
nelle scorse partite. Ci fermiamo qua, se no poi diventiamo come gli altri. Ma Nino, però una cosa, ma da tifoso, l'errore di Kim e poi il messaggio sui social è stato anche quello, no? Un bel segnale di personalità. Ma Kim viene da una cultura, diciamo, che in qualche modo è molto, è una persona molto educata. Ma il coreano non è il giapponese, però voi ricordate, no, i giapponesi come sono ossequiosi, come sono attenti alle regole, come sono riguardosi, hanno riguardo verso, diciamo, gli altri, no? L'atteggiamento, il saluto che a molti di noi europei può sembrare il loro inchino, no? Può sembrare continuo un atto di sottomissione, invece non è altro che un atto di rispetto verso la persona che si ha di fronte. Kim ha dimostrato di essere una persona seria, lui l'errore l'ha commesso. E l'ha fatta grossa, e meno male che poi dopo, voglio dire, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Ma immaginate lontanamente cosa sarebbe accaduto se avessero pareggiato questi due di me. Sarebbe stata tosta, sarebbe stata veramente tosta. Eh sì. Che Napoli ti aspetti di ritrovare il 4 gennaio contro l'Inter? Beh, io mi aspetto, noi abbiamo 5 calciatori che andranno ai mondiali. Sì. Zielinski, Lozano, Kim, Olivera, e chi dimentico? Lozano, l'hai detto? Zielinski, Lozano, Anghissà col Camerun, se non sbaglio, no? Sì, quindi, sì, vedete, sì. Sono 5 giocatori importanti e sono 5 ragazzi che fanno la differenza in mezzo al campo, ma noi abbiamo dimostrato, a differenza degli altri, che quelli che stanno in panchina, diciamo i non titolari, riescono sempre a sostituire elegantemente e grandemente, diciamo, i titolari, anche se di qua si è capito che con Spalletti titolari ce ne sono pochi, se non, diciamo, qualche tipo di Lorenzo, questi, diciamo, senza di questi non ne fa meno, ma tutti gli altri in qualche modo stanno girando. Mi aspetto un Napoli attento, mi aspetto un Napoli che avrà un milione di occhi addosso come ce li ha adesso, anche qualcuno in più. Mi aspetto un Napoli arrembante, perché è il nostro modo di giocare. Se questo Napoli non gioca così come sta giocando, si snaturerebbe. Sono ragazzi che hanno l'argento vivo addosso, questa è la differenza rispetto ai precedenti Napoli e al precedente Napoli. Voi vedete, sono tutti in competizione con l'altro. Ognuno, quello che entra, cerca sempre di fare meglio di quello che ha lasciato. Fortunatamente sana competizione, aggiungerei. Sana competizione, ma la competizione deve essere sempre, diciamo, sana. Certo, c'è sempre un po', diciamo, un pizzico di egoismo nelle singole competizioni, perché uno cerca di eccellere rispetto all'altro, però Simeone ha fatto partite meravigliose quando è entrato in campo. Non dice una parola quando non lo chiama in campo e magari ce l'aspettiamo che entri. Stessa cosa vale per Osimhen, che è stato in religioso silenzio seduto in panchina quando ha visto il Raspadori e Simeone fare, diciamo, le partite. Sì. Anzi, gli dava pure, gli faceva anche il tifo, ricordate il gesto, certo, del rigore. Nino, perdonami però se ti interrompo, perché noi siamo quasi vicini alla chiusura. Io dovevo una risposta a un messaggio che ci è arrivato al 380 127 2000 da Alessio, che ti chiede se ci sono in programma, allo stare molto lungo, lo sintetizzo, in base se ci sono, in poche parole, se ci sono lavori in programma al Maradona per questa sosta di qui al 4 gennaio. Assolutamente sì, sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lo stadio Maradona ha bisogno ovviamente di manutenzione giornaliera, è uno stadio, diciamo, che non è proprio giovane, diciamo, in termini di tempo, quindi va tenuto sempre sotto controllo, e ci saranno degli aggiornamenti, diciamo, in alcuni settori. Bisogna finalmente creare un'area esclusiva per i portatori di handicap, no? Tutta la polemica sui portatori di handicap, sui posti, in qualche modo sì, hanno tanto fatto fare polemiche, che però devo dire nelle ultime partite, ringraziando Dio, sembrerebbe che si sono tutti comportati bene, perché lì c'è stato un po' di disattenzione da parte dei tifosi, perché tra di noi siamo sempre un po' distratti, soprattutto poi quando il Napoli segna, visto che il Napoli sta segnando a fuori in continuazione, ci siamo distratti, sì, troppe volte. Però ci sono un po' di cose che vanno sistemate e speriamo bene, perché il nostro stadio Maradona si sta evolvendo. Avete letto le dichiarazioni del sindaco insieme al Calcio Napoli, dove aveva avuto questo sconto, no? Perché il Calcio Napoli sembrava aver avuto questo sconto di 800.000 euro sul dovuto,
per la questione Covid, ma è la legge nazionale che lo consente, sembrerebbe che ci sia, si sia aperta un'ampia collaborazione dal punto di vista, diciamo, proprio dell'attenzione allo stadio, alla struttura stadio. E lavorare di concerto Regione Campania, Comune di Napoli, Città Metropolitana e Società Sportiva Calcio Napoli è già un ottimo inizio rispetto al passato, che in qualche modo ci ha creato un po' di problemi. Vediamo bene, incrociamo le dita. Incrociamo le dita. Nino, grazie mille davvero per essere stato con noi. Grazie a voi sempre per l'opportunità e forza Napoli. Grazie mille a te sempre per accettare il nostro invito. Ringraziamo Nino Simeone, consigliere comunale per il comune appunto di Napoli, che è stato anche il nostro ultimo ospite di giornata. Vi ricordo che domani ovviamente continueremo ad analizzare un po' questo 2022 del Napoli, perché poi inizieremo a parlare anche dei tanti nazionali, della presenza o meno di Kvaratskhelia per la gara del 17 novembre tra Georgia e Marocco in Arabia Saudita. Sta diventando non un piccolo giallo, semplicemente bisogna un attimo capire come sta nell'esattezza questo ragazzo, ma riascolteremo anche il meglio delle parole di Giovanni Di Lorenzo domani. Giovanni Di Lorenzo che sta ancora parlando lungamente in conferenza stampa a Coverciano, ricordiamo che mercoledì si va in campo con Albania-Italia e poi la domenica si va in campo con Austria-Italia, saranno semplicemente due amichevoli contro l'italianissima Albania di tanti calciatori che comunque frequentano il nostro campionato e non solo, insomma ne parleremo, lo faremo a lungo poi nella giornata di domani, riascoltando appunto le parole principali del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Vi spoilero tra virgolette, ovviamente lo potrete leggere tranquillamente già dal dopo la nostra trasmissione, una risposta al quale poi voglio una considerazione finale di Giovanni Annunziata, perché a Di Lorenzo viene chiesto proprio dai colleghi di tutto mercato web se quest'anno il Napoli sia più gruppo perché mancano le prime donne. Non sono d'accordo, anche l'anno scorso c'era un bellissimo gruppo, nessuno si sentiva più avanti degli altri, naturalmente quest'anno grazie ai risultati stiamo prendendo semplicemente più consapevolezza di quello che siamo. E così quest'anno mancano prime donne, per questo il Napoli va meglio, Di Lorenzo no. È democristiano, è la risposta. A me non piacciono proprio questi discorsi, perché ti ho rovinato la chiusura. Non mi piacciono, no, non da parte tua, sì. Non mi piacciono in generale questi discorsi, parlare di dei vari, facciamo i nomi chiaramente perché a loro ci si riferisce, ai vari Insigne, Koulibaly, Mertens, come se fossero, diciamo, le pecore nere del gruppo all'interno dello spogliatoio, come se si oscurassero gli altri, come se non facessero esprimere le qualità ad altri calciatori. Invece no, io invece ricordo che giocatori del genere facevano esaltare gli inserimenti, i tagli di un certo Caglione, facevano crescere giocatori come Osimhen. Io in ritiro ho visto come Insigne prendeva sotto il braccio uno come Osimhen, gli spiegava determinate cose. Faccio l'esempio di Insigne, ma faccio anche l'esempio di Mertens, perché Mertens faceva le stesse cose anche con altri calciatori. Non siamo però, non abbiamo a disposizione ulteriore tempo, ma questo è un discorso molto interessante che riprenderemo anche nella giornata di domani. Giovanni, grazie mille. Grazie a te Alessandro, grazie a tutti, a domani. E siamo in tempo soltanto per salutarvi e ritrovarvi domani puntuali dalle 13 fino alle 15 con Punto Uno Sport Show. Da Alessandro Montano è tutto, vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo, ricordandovi che poi lo sport tornerà dalle 20 con il meglio della nostra giornata e tutte le ultime della Campania. Ciao!